sky. Hello, blue. There's nothing can hold me when I hold you. It feels so right, you can't be wrong. Rocking and rolling all week long. Così fare un po' un'analisi della situazione che si è venuta a creare soprattutto in 2 o 3 settimane, no? Se noi pensiamo che appena 3 partite fa noi eravamo sesti in classifica e dopo 3 partite ci ritroviamo 12esimi in classifica, chiaramente questo descrive un momento negativo del Catania. Momento negativo come ce l'hanno avuto o ce l'hanno ancora tutte le squadre. Noi facevamo questa analisi. Chi più o meno lungo o più o meno breve, ma tutti quanti sono incorsi in questo momento di criticità. E noi ci siamo in piena regola, e sto parlando esclusivamente da un punto di vista tecnico, riferito a quello che è l'obiettivo della società. Non ho perso mai occasione per chiarire con linearità quello che è il nostro obiettivo e anche con una certa presa di coscienza della realtà. Mi accorgo che poi tutto sommato alla fine persiste un modo di pensare, un modo di fare generale che non so fino a che punto si possa sradicare, ma un modo di pensare, di agire, di discutere e di analizzare che ha 4 anni di vita e sinceramente dispiace veramente tanto constatare che davanti a una squadra in difficoltà, e quando le squadre vanno in difficoltà non è che vanno in difficoltà perché dall'oggi al domani capita una situazione brutta e si va nel pallone, no, difficoltà capita perché evidentemente ci sono state delle cose che non sono andate bene. Calcio è fatto di tante cose strane. Se una società cambia l'allenatore, perché lo cambia? Perché evidentemente pensa di poter migliorare e perché evidentemente pensa che ci sono delle problematiche che possono essere affrontate diversamente e quindi migliorate. Se al posto dell'allenatore viene un allenatore che dopo 3 settimane se ne va, ripeto, adducendo motivi di correttezza professionale, perché non si può perdere contro il Melfi, poi vedi che il Melfi fa 3 vittorie consecutive, va a vincere anche a Francavilla, quindi voglio dire, ti accorgi che questa è la Lega Pro, no? Che è particolare, fermo restando che tanta roba negativa aver perso contro il Melfi in casa, no? Quindi noi pigliamo atto di questo momento negativo nostro, noi ne pigliamo atto. E stiamo combattendo con una grande fatica, stiamo combattendo con la squadra che è andata anche un pochino in paura e la partita di domenica ne è una prova lampante. Però l'ambiente che c'è qua, che ambiente c'è? C'è un ambiente che, ripeto, è frutto di 4 anni di aver mangiato merda. Abbiamo preso tutti quanti una mentalità da giudici. Si aspetta la negatività per sentirsi autorizzati a sparare e poi allargare i confini e parlare di tutto e di più, come se niente fosse giusto, come se tutto fosse dovuto, solo perché ci chiamiamo Calcio Catania, non ci rendiamo conto che noi siamo in Lega Pro, vuoi o non vuoi. 3 anni fa il Catania era in Serie A. Oggi il Catania è in Lega Pro. Ci sono delle situazioni totalmente diverse. Se andate a guardare, il Catania deve ragionare da Lega Pro. Non vince le partite per opera e virtù dello Spirito Santo, perché si chiama Catania e perché i commenti, no, abbiamo perso a Pagani, perché ma come, il campo dove mettono le macchine parcheggiate dentro al campo, noi perdiamo il Catania. Quando hai la necessità di cambiare quasi totalmente l'organico, è inevitabile che questo è un anno dove se raggiungi un traguardo come i playoff hai fatto sicuramente un buon lavoro e poi fai i playoff sperando nella cosiddetta roulette russa, no? Che i playoff sono questi, non sono altro che una roulette russa.
non a squadra che vince i playoff, non esiste. Anzi, il più delle volte le squadre a vincere i playoff sono nemmeno accreditate. Quindi i playoff sono un campionato a parte. Quindi uno che arriva ai playoff, ho raggiunto l'obiettivo, vado a giocare un altro campionato, a come viene. Confida in tante cose, ma nessuno, nessuna squadra, nemmeno il Parma, che in questo momento è terzo in classifica dopo che ha speso 12-13 milioni di euro, ha ben 10 punti di distacco dal Venezia, va bene, nemmeno il Parma può permettersi di dire: ah cacchio, io con i soldi che ho speso, con la squadra che ho, mi chiamo Parma, io vinco sicuramente i playoff. Non ce n'è nessuno. Ora, sentire che dopo la partita di domenica a Pagani e noi i playoff sono compromessi oramai, io vi faccio presente che noi siamo a un punto dalla zona playoff e siamo a 4 punti dalla settima posizione in classifica, che è una posizione di rilievo. L'ambiente ha acquisito una mentalità distruttrice, una mentalità che gode alla distruzione. La verità vera è che questi 4 anni di merda, tutti quanti gli hanno dato un nome e cognome, un colpevole, che esiste, dimenticando che i colpevoli non è mai solo uno. Quando ci sono i disastri, concorrono tutti nei disastri. Ma poi alla fine i giudici sono quelli che sono al tribunale, che sono chiamati a giudicare. Qua sento troppo spesso la parola giudichiamo, poi alla fine giudichiamo. Ma chi dovrebbe giudicare? Fatemi capire, ma chi dovrebbe giudicare? Oggi come oggi, il Catania ha una battaglia ben più importante da combattere, che è quello della sopravvivenza. Il Catania, che è bello, chiaro, è inutile, io lo devo ripetere fino alla nausea, ma evidentemente non è di facile comprensione, perché non abbiamo sentore dei numeri, sentore delle situazioni, non abbiamo sentore che il Catania 8 mesi fa era praticamente una società fallita, che non si poteva nemmeno iscrivere al campionato. Una parte come ragione. A questo punto meglio scomparire piuttosto che... Il Catania 46 deve essere presente, vivo, alla faccia di tutti quelli che auspicano cose nefaste. Qua c'è un impegno da parte di chi deve soddisfare determinate esigenze e da parte di tutti quanti di cercare di salvare il salvabile, di far sì che il Catania possa vivere, di far sì che il Catania possa ridiventare una società affidabile, senza grandi problemi, e contestualmente cercare di rilanciarsi anche sotto il piano tecnico. Ora, e ripeto, non sono né giustificazione né niente, io quello che dico, abbiamo un obiettivo davanti. In questo momento, prendendo atto della crisi della squadra, perché è inutile che stiamo a parlare, la squadra è in crisi. Una squadra che va ad Agrigento, che gioca con la prima in classifica, allora era prima in classifica, col Matera, e la batte, e mi pare che tutti gli scenari erano aperti, e va ad Agrigento e fa i primi 20 minuti, no? Non facendo uscire l'Agragas dalla metà campo, andando in vantaggio 1-0, e poi improvvisamente fare quello sconcio che avete visto tutti, praticamente regalando la partita. E questa non è una squadra di giocatori che se ne fregano, evidentemente sentono il peso. Sono andati in tilt, abbiamo perso la partita con l'Agragas, la domenica dopo abbiamo fatto una partitaccia pure col Taranto, siamo andati al cambio dell'allenatore. Poi, laddove pensavamo di prendere il via, i playoff, l'allungo decisivo, ci siamo ritrovati fuori dai playoff, perché abbiamo perso col Melfi. Cioè, la squadra ha avuto una crisi di identità, perché vanno analizzati i motivi, chiaramente, nell'ambito di un discorso nostro, tecnico, con i giocatori, eccetera, eccetera, perché evidentemente c'è stato qualche... sarà stato il cambio di allenatore, sarà stato questo modo proprio totalmente diverso di voler impostare il calcio fra i due tecnici
che ha cozzato e chi ne ha fatto, ne ha pagato le conseguenze è stata la squadra. Sarà stato anche un non adattabilità di certi giocatori, sarà stata anche delle scelte che inevitabilmente quando si fanno delle scelte si possono anche sbagliare. Però io vi dico anche, giocatori che con noi non facevano un minuto e stanno facendo la differenza in altre squadre. Cioè, quindi sulla bontà dell'organico, poi purtroppo un organico per poter essere efficace, il singolo va bene, ma se un organico non riesce a giocare da squadra, può avere tutti i singoli che vuoi, a parte che non si chiamino Cristiano Ronaldo, Messi, eccetera, eccetera, ma forse Messi, perché Cristiano Ronaldo pure ha bisogno del supporto della squadra. Cioè, vuol dire, se non riesci a giocare da squadra, diventa difficile. E noi stiamo in difficoltà in questo momento. Le critiche, i giudizi definitivi, le sentenze, anche il dissacrare un pochino, cioè i partiti presi su certi giocatori. Qua facciamo delle analisi senza aver visto nemmeno le partite. Perché io ho letto delle analisi della partita di domenica a Pagani e io sono un giudice severo. Catania domenica ha avuto 7-8 occasioni da gol. Catania domenica ha preso 2 gol sul calcio d'angolo che non li prendono manco i bambini dell'asilo. Manco i bambini. E che cosa è questo? Frutto di che cosa? Di paura. Siamo in difficoltà. E in questo momento è lecito dire abbiamo un obiettivo, che sono quelli dei playoff, li possiamo perseguire. Mancano 8 partite, va bene? Ne abbiamo in casa contro avversari tutte in lotta con noi. Cosenza ce l'abbiamo in casa, Siracusa ce l'abbiamo in casa, Francavilla ce l'abbiamo in casa. È sicuramente un traguardo che noi possiamo perseguire. È lecito, invece di andare a cercare dei colpevoli a tutti i costi, e di che non lo capisco. Catania sta in Lega Pro, noi stiamo facendo l'impossibile. E ve l'ho detto e ve lo ripeto, fosse anche l'ultima cosa che io faccio nella mia vita, ma io il Catania non lo faccio morire. Stiamo andando avanti, stiamo facendo la guerra su tutti i fronti. Mi dispiace di questo contrattempo, ma noi i playoff li abbiamo ancora lì. La squadra deve riprendersi. Sto clima non li aiuta. Domenica viene il Foggia, la squadra prima in classifica, la squadra che va come il vento, la squadra che ha una saldezza morale notevole, una qualità tecnica da primi della classe, e gioca contro una squadra impaurita. Io penso che sarebbe utopistico chiedere in questo momento l'aiuto della gente. Non ci dobbiamo stringere, perché il Catania è il Catania, perché il Catania sta disputando un campionato di Lega Pro e lo sta disputando fra mille problematiche, va bene, ed è vivo, è lì, e si è posto un obiettivo che è di ottimo livello per l'annata di come è stata strutturata, e ce l'ha là davanti con tutte le disgrazie possibili e immaginabili, ma ce l'ha là davanti. Sky, hello blue, there's nothing can hold me when I hold you. It feels so right, you can't be wrong, rocking and rolling all week long.